La mia giornata è iniziata così, facendo questa puntura, ok? Si fa così, esce fuori l'ago, si inietta. È continuata così con la mia dose quotidiana, non vi dico quanto ovviamente, però un bel mappazzone di delta cortene, tanto per far capire che non sempre le giornate sono facili. Anzi, ultimamente le mie sono una vera lotta. A dopo. Ed eccoci qua, dopo qualche ora, nella mia postazione make-up, alla mia postazione make-up, tisanina, e mi sistemo perché all'improvviso abbiamo deciso di andare a fare la spesa oggi, perché a Pasqua saremo qui, dov'è? Non so se verrà anche mia sorella o saremo solo noi, perché comunque poi faremo una grigliata a Pasquetta, quindi alla fine, ecco, cerchiamo, insomma, non vogliamo proprio esagerare, diciamo, ecco. E quindi devo andare a prendere un po' di cose che mi mancano. Perché penso che alla fine farò le polpette, anche e soprattutto perché me le ha chieste Francesco, perché è da 40 giorni che non mangia carne, lui ovviamente, e probabilmente ne ha molta voglia. Come mai qua sono particolarmente lucido? Comunque, ragazze, vi volevo aggiornare su un po' di cose. Stando così da palo in frasca, vi volevo aggiornare su un po' di cose. Intanto, ho già fatto un ordine sul Look Fantastic perché mi è spuntato uno sconto che non potevo assolutamente perdere, perché da tempo puntavo una cosa che vedrete successivamente, perché sì, ragazze mie, ho sviluppato una ossessione ancora più ossessionante di prima per la skincare. Mi piace molto curare la pelle, mentre prima la mia ossessione si dirigeva verso il make-up, adesso su tutto quello che riguarda la skincare si dirige. Sto lì a spulciare, guardare, rimirare, cercare, guardare, studiare e scegliere delle cose che mi ispirano sempre più. E ho anche un quaderno intitolato a ciò che si chiama Quaderno Skincare, in cui annoto tutte le cose che faccio, tutti i benefici o non delle cose che compro, se effettivamente è utile ricomprarlo oppure no. L'ho cominciato adesso e penso che ciò sia accaduto perché ovviamente andando avanti con l'età le problematiche, oltre a quelle esistenziali, le problematiche della pelle cominciano a farsi sentire sempre più, e quindi cerco per quanto possibile di tenerla a bada, anche perché prendendo molti farmaci, assumendo molti farmaci, la pelle purtroppo ne risente. Per esempio, ho un po' di peluria, cosa che non ho mai avuto, meno male che bionda, ma ho un po' di peluria qua ai lati del viso, dovuta per esempio al cortisone. Maledetto cortisone, maledetto. Comunque, ragazze, non pensiamo a questo. Io adesso mi sistemo molto, molto velocemente e vi volevo anche dire che domani vado, appunto, ho confermato l'appuntamento dalla parrucchiera, che è una delle mie migliori amiche, tra l'altro, che di recente ha ricominciato a lavorare, aveva smesso a causa delle sue gravidanze e poi una serie di problematiche, ora ha cominciato a lavorare, quindi ho ben due parrucchiere che mi conoscono bene, conoscono i miei capelli, eccetera, eccetera, quindi domani andrò da lei per fare un trattamento che l'altra parrucchiera non ha, ossia l'ossigeno, come vi ho detto già nello scorso vlog, e vi porto con me perché vorrei anche più in là trattare la problematica caduta capelli e come ho affrontato la cosa, come affronto la cosa, perché comunque, come sapete, è un problema legato alla mia malattia autoimmune, quindi al lupus. E di conseguenza, siccome in tante mi chiedete spesso delucidazioni in merito, ho deciso che farò un video in cui vi spiegherò un po', la mia storia. Sempre
È un'alopecia autoimmune, ma comunque è sempre un'alopecia che va comunque tenuta sotto controllo. E ragazze, per una donna è veramente, veramente una cosa molto, molto, molto grave. Lo so che anche per gli uomini lo è, ma per una donna la perdita dei capelli è qualcosa appunto che fa proprio male, ragazze, fa proprio male, parliamoci chiaro. Quindi, se posso dare qualche consiglio, se posso, nel mio piccolo, dare, diciamo, anche una speranza in tal senso, lo faccio volentieri. Fermo restando, ragazze, che se il mio lupus, regredisce, quindi non si riacutizzano i sintomi, i miei capelli ricresceranno come prima, e più forti di prima e anche meglio di prima, quindi speriamo. Quid dicam, intanto mi bevo un po' di tisanina, che amo. In realtà non ho molta voglia di truccarmi, infatti mi sa che faccio, metto soltanto la BB cream, faccio un po' di contouring e metto il mascara, semplicemente così perché poi alla fine non mi va più di tanto. Oggi non mi va più di tanto, quindi faccio così. Va benissimo. Anzi, less is more, a una certa. Che facciamo? Facciamo un po' di sopracciglia? Sì, però se trovo magari la mia matitina. Ecco, vorrei utilizzare questa perché ne ho un po'. Piccola piccola tip. Io utilizzo questa terra che è quella di Motives. Che amo, ragazze, è veramente bellissima questa terra qui, molto simile a Hoola di Benefit o a un bronzer di Tom Ford che ha d'occhio da sempre e che prima o poi comprerò appena finirò questa. Ma una cosa che io faccio è andare a sfumare un pochino di terra qui alla fine dell'occhio in modo tale da creare una ombreggiatura che va ad allungare l'occhio, cosa che aiuta moltissimo lo sguardo, e quindi è una cosa che si può fare quando non ci si vuole truccare molto, quindi non si ha voglia di truccare, quindi senza girare il pennellino qui nella piega, ma portandolo soltanto verso l'esterno in questo modo qui, in maniera molto 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 leggera, vedete? Quindi faccio semplicemente questo e sempre con la stessa terra. Poi un pennello un po' fluffy, tipo questo, vado così e faccio il mio contouring molto molto semplice. Poi metto un pochino di blush, giusto un po', e per finire il mascara. Stavolta, a differenza della scorsa volta, lo vado a mettere con il primer sotto, quindi primer, questo è di Essence che amo, ho anche quello di Dior, ma vi devo dire la verità, preferisco questo. Quando si dice lo status symbol, io ho questo. Che solo a tenerlo in mano mi fa sentire ganza. Ma alla fine questo è molto molto meglio. Poi andiamo a mettere questo qui che è il My Happy Toy. Ragazze, comunque lo sapete una cosa. Ho già una piccola pecca per questo mascara, fa grumi, dice di non far grumi ma li fa. E lo metto solo nelle ciglia superiori perché non intendo appesantire lo sguardo. E questo è quanto. E niente, bancomat fuori servizio l'MD, quindi spesa mini mini per rientrare
Nei contanti che avevo in saccoccia, quindi abbiamo preso poche cose, però quelle che mi servivano di più appunto per il pranzo di Pasqua. E quindi adesso torniamo a casa. Epic fail. Allora, ragazzi, niente da segnalare per quanto riguarda la spesa MD, tranne quel cosino che vi mostrerò al volo. Vi volevo mostrare invece questa spesa accessoria perché ho fatto rifornimento dei miei Kellogg's preferiti, questi qua, ve l'ho detto in altro video, poi questi, che sono invece i fitness, anch'essi tra i miei preferiti. Poi ho preso questa qui perché vorrei fare gli occhi di bue, e questa invece per la prima colazione, che è la marmellata Hero Light senza zuccheri aggiunti all'albicocca, tra l'altro a sostegno della ricerca Irish. Poi ho ripreso i fiocchi di avena fiorentini, che mi sono piaciuti molto, mi ci sono trovata veramente bene, quindi li ho ripresi per fare il porridge, che ho riscoperto assolutamente. E poi sono riuscita finalmente a trovare questi, ragazzi, ed era meglio non averli trovati perché sono, mamma mia, sono qualcosa di spettacolare, davvero ottimi, scacchieri, mulino bianco. Tra l'altro voglio cercare di raccogliere i punti perché vorrei prendere qualcosa di questo set, o se non tutto, tanto voglio dire, i prodotti mulino bianco li compriamo, per cui insomma si cominci la raccolta, speriamo bene, speriamo di riuscirci. Invece, ragazzi, per quanto riguarda la spesa MD, insaccati vari, insalata, mozzarella, pomodori, queste cose così, le lasagne per domenica, e poi questi qua, sempre in ambito cereali, sto un po' in fissa con i cereali, ragazzi, ma da sempre li amo. Ho ripreso questo muesli croccante alla frutta della linea Manusol, che vi consiglio tantissimo, è davvero ottimo. Buono, buono. Ah, ho poi preso le fragole, mi è venuta voglia vedendole, quindi ho preso le fragole. E poi, ragazze, questi qui, che sono i confettini colorati da mettere sui biscottini, sulle torte. Ogni volta li voglio e non li ho, quindi ho preso due confezioni, sia le codette per i biscottini, voglio fare i biscotti pomeriggio, biscotti di Pasqua, quindi sia le codette che i confettini misti. Mettono così tanta allegria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io operativa, non riesco a capire se la luce va bene oppure no, se mi vedete oppure no. Comunque io già sono operativa al massimo. Stamattina sono riuscita anche a raccogliermi i capelli, quindi veramente sono contentissima. E a proposito di capelli, sto andando, come vi dicevo ieri, sto andando dalla parrucchiera a fare, il trattamento all'ossigeno per gli stessi. Il mio outfit è questo, ho messo questa giacca, questo blazer beige, pantaloni neri palazzo, pantapalazzo alla caviglia, i miei anfibi color crema, stupendi, e camicia bianca. Quindi così, stamattina così, e appunto vado a fare questo trattamento. E tra parentesi ho una mezza idea in testa, adesso ne parlo con la mia amica perché devo assolutamente decidere se fare un colore uniforme ai capelli oppure no. Non mi piace questo effetto mesciato, anche se non sono mesh le mie. A volte mi chiedete che tipo di mesh faccio, ma io non faccio le mesh, le odio le mesh. Questi sono degli effetti luce, delle schiarature fatte a mano libera. Però, essendo corti i capelli ed essendo pochi, poi alla fine si vedono a chiazze. L'effetto finale non mi piace e sto cercando di pensare a una soluzione nel frattempo che crescono. Oppure, boh, magari cerco di fare un colore informe e lasciarli sempre in quel modo. Quello che conta è la loro salute, che siano praticamente degenti, che non si vedano spennacchiati e soprattutto a chiazze, che è una cosa che odio. Quindi si va. Ah, super relax. C'è pure la poltrona massaggiante. Andiamo d'ossigeno. Thank you.
È sempre una mastra la mia amica, eh? Ragazze, molto soddisfatta devo dire. Mi piacciono molto e li sento già più corposi, devo dire la verità. Comunque, a parte questo, ok, a parte questo, ragazze, a parte il discorso capelli, sono arrivata a casa e mi sono già messa all'opera per preparare il pranzo di domani. Quindi mi sono preparata tutti gli ingredienti per le cose che devo fare in modo tale da vedere cosa ho e cosa no. E sono quasi a buon punto. Poi pomeriggio preparerò già le lasagne. Voglio fare anche un dolce per domani, così siamo a posto. Quindi farò il dolce, le lasagne, le polpette. Le polpette le farò domattina, quindi pomeriggio dobbiamo tornare a fare la spesa perché devo prendere la carne per le polpette e che altro? Quindi devo prendere la carne per le polpette che ieri non l'ho presa e non mi ricordo. Poi voglio prendere le cose necessarie per sistemare un po' la tavola. Io adoro, adoro, adoro fare queste cose, ragazze. Poi alla fine ci si ritrova che non è mai contento nessuno, perché chi vuole una cosa, chi vuole un'altra, i bambini vogliono questo, i grandi vogliono un'altra cosa. Però a me piace farlo, quindi la faccio innanzitutto per me stessa e poi perché mi piace raccogliere le persone intorno alla tavola. Per me è una cosa molto molto bella e mi piace appunto cucinare. Tra l'altro Francesco mi ha proprio detto: io domani voglio mangiare tanto, quindi vuole l'antipasto, il primo, il secondo, quindi la cosa importante è che sia contento in primis lui e basta. Non lo so se prenderò anche, mi sa che farò anche una macedonia, sì, mi sa che prenderò anche le cose per fare una macedonia e questo è quanto. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't. There's a way.